Allora, vorrei fare un esempio molto rapido per quanto riguarda la nostra visita a Bruxelles. Non è stata l'ultima spiaggia a Bruxelles per noi, ma è comunque un punto di arrivo molto importante. Quanto il gruppo di parlamentari che erano rappresentativi in quella riunione erano parlamentari di ampio spessore, insomma, parliamo del calibro di Giulietto Chiesa, di Monica Frassoni, di Claudio Fava, dell'onorevole Aita, e tutti si sono detti estremamente allarmati per quanto riguarda la situazione campana, ma non solo, che forse non tutti sanno che la Campania è la punta dell'iceberg della situazione di rifiuti in Italia. C'è un progetto nazionale che prevede la costruzione di 50 altri 50 inceneritori, 50 già sono esistenti, che potranno beneficiare di contributi statali ingenti. Questo piano di politica finanziaria è veramente deleterio, e questi aspetti, diciamo, che sono stati trascurati da noi sul presidio e a livello locale e a livello della politica locale, sono determinanti per il futuro dell'Italia, perché se questo piano verrà portato avanti, parliamo di un disastro economico. Questo piano prevede un impegno di spesa di questi fondi che andranno a chi incenerisce i rifiuti, e si parla di una cifra che è veramente enorme, soprattutto tenuto conto della situazione economica nazionale. Parliamo di una spesa intorno ai 100 miliardi di euro che verrebbero sottratti alle fonti rinnovabili e dirottati in maniera, secondo la Comunità Europea, c'è una sentenza della Corte di Giustizia che appena si è pronunciata, e un'altra sentenza che è in essere, che non è stata ancora non si è ancora espletata, solo perché l'Italia ha chiesto delle controdeduzioni facendo allungare i tempi di espletamento di questo processo alla Corte di Giustizia, ovvero bruciare i rifiuti tal quale, cioè la spazzatura così come la produciamo, bruciarla e creare un disastro ecologico di immane proporzioni. Tutti dicono che gli inceneritori fanno bene, che non creano inquinamento e che non fanno male alla salute, ma invece la Comunità Europea sa benissimo che questi impianti devono essere gestiti in modo molto adeguato, soprattutto con del CDR di qualità, cosa che in Campania è stato prodotto, e la sentenza della Corte di Giustizia parla chiaro, condanna l'Italia perché ha bruciato cose che non si potrebbero bruciare, e il piano è quello di portare avanti in maniera ancora più ampia questo tipo di atteggiamento. Quello che vorrei però sottolineare in questo momento è quanto è importante che i cittadini su questi aspetti abbiano a conoscenza, e quanto è importante quando un gruppo di cittadini si organizza, partecipa e si ha la fortuna di avere istituzioni locali collaborative, come in questo momento a noi sta capitando. Infatti la delegazione era composta dal sindaco di Marano, dal presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli e dal professore De Medici, si possono raggiungere risultati molto importanti, ma data la portata possono avere degli sforzi relativi, perché la informazione in Italia è completamente imbavagliata su questi aspetti, e l'Italia rischia di uscire fuori dalla competitività internazionale che attualmente vediamo l'America in quale direzione si sta muovendo, ma addirittura anche la Cina si sta muovendo sulle fonti rinnovabili. E l'Italia, che è già il fanalino di coda dell'Occidente, diventerà ancora di più un paese arretrato. Noi di questo dobbiamo cercare di scongiurarlo, e Chiaiano è un presidio locale, ma che si sta muovendo in quella direzione.